Allora, in pratica l'attacco del libro è questo. È venuto là a 6 anni, 6-7 anni, quando suo padre, che commerciava tra il Pakistan, l'Afghanistan e l'Iran per un ricco signore Pashtun, perde la vita durante uno di questi viaggi. Un gruppo di briganti assalta il camion, ruba tutta quanta la roba e uccide il padre di Enayatollah. Questo ricco signore Pashtun si presenta a casa di Enayatollah, dalla mamma di Enayatollah, e in pratica le dice una cosa che suona più o meno così, suona come tuo marito è morto, quindi mi ha fatto un danno perché tutta la roba è andata perduta, quindi io voglio tuo figlio come pagamento del danno. È così che comincia la storia di Ena, una storia che per anni, come dire, si sviluppa nel paese in cui vivono, nella provincia di Ghazni. La mamma di Enayatollah riesce a nasconderlo, evitando che venga preso. Lei aveva molta paura che poi venisse mandato in qualche scuola coranica, venisse indottrinato, ok, siamo all'inizio del 2000. Quindi stiamo parlando come dire, del periodo del pieno del delirio, del periodo del fondamentalismo islamico in Afghanistan, via dicendo. Detto questo, la mamma preferisce a un certo punto portare suo figlio, Enayatollah, in Pakistan e abbandonarlo a Quetta. Enayatollah a quel punto ha 10 anni, quindi una mattina si sveglia. Dopo che la sera si era addormentato su un tappeto insieme a sua madre in un samawat, che sono delle specie di alberghi, di dormitori dove passano i viaggiatori che arrivano a Quetta, si sveglia la mattina e non trova sua madre accanto a sé. Sua madre non c'è più. Sua madre è ripartita, è ritornata in Afghanistan dove ha un'altra figlia e un altro figlio. E Enayatollah a 10 anni comincia a vivere completamente da solo, abbandonato a se stesso e alla sua forza di sopravvivere, alle sue scelte, abbandonato alle persone che incontra, che sono ovviamente fondamentali. La cosa meravigliosa di Enayatollah è che lui sa farsi volere molto bene. È un ragazzo che sa farsi amare, un bambino che sa farsi amare, per cui riesce a incontrare delle persone che lo aiutano e che lo aiutano sul serio. Vive per un certo periodo a Quetta, in Pakistan, lavorando. A un certo punto decide di cercare fortuna in Iran, per cui si affida a un trafficante d'uomini che lo porta in Iran. Vive un certo periodo in Iran. In Iran capitano moltissime cose. Alcune belle, alcune molto, molto, molto drammatiche, fino al punto in cui Enayatollah decide che neanche l'Iran è il posto in cui può stare a vivere. E quindi cosa fa? Si affida ancora una volta ai trafficanti d'uomini e decide di partire verso Occidente. Occidente dove? Non è importante. Occidente vuol dire davvero Occidente, Italia, Norvegia, Inghilterra. Non è importante dove. Lui parte, attraversa la Turchia, tra l'altro con un viaggio estremamente drammatico sulle attraverso le montagne tra l'Iran e la Turchia, riesce a raggiungere la Grecia, con un viaggio in gommone che dura una notte, con altri 5 ragazzini, lui è il più grande di questi 5 ragazzini, ha 14 anni più o meno. Fatto sta, insomma, che arriva alla fine in Italia dove si conclude il suo viaggio, punteggiato, come dire, di una speranza sottile, sotterranea, che lo fa essere sempre incredibilmente positivo e anche sempre incredibilmente ironico verso se stesso e verso la sua storia.